I nostri amici a Roma mi assicurano che stanno sistemando tutto. Solo ci chiedono un poco di tempo. Ma quale tempo? Hanno capito quelli che tu scassaminchia del commissario si sta fumando tutti i soldi nostri. Senza contare che ora qualunque sbirro si può mettere in testa che può fare come gli pare a lui. E noi questo non ce lo possiamo permettere. Giusto. Totò. Ma io dico che quando ti fa male un dito, alle volte si fa prima a tagliare tutto il braccio. E poi con tutti questi terroristi che ci sono in Italia, ma chi vuoi che gliene fotta ad uno sbirro siciliano? Allora? Chi se ne occupa? La proposta l'hanno fatta i corleonesi, no? È un onore che spetta a loro. Come ho ricevuto doccia? Per noi è un onore. È il terzo in meno di 15 giorni. Qualcuno fuori controllo deve aver messo in giro roba tagliata male. Questo non può far piacere neanche alla mafia. Che c'è, dottore? Vattene, Biagio. Prendi la tua famiglia, vattene. Ma che sta dicendo? Dico che ci sono troppi segnali. Sta diventando troppo rischioso per tutti. Ma perché non lo sapevamo anche prima che era rischioso? Io non vado da nessuna parte. Noi siamo le guardie. E loro sono i ladri. Anche le guardie fanno le guardie, ma tu non capisci. Queste voci sulla mia promozione. Qualcuno mi vuole spedire lontano da Palermo. Anche in questura. Abbiamo messo le mani su troppi soldi, troppi interessi. Di solito sono io quello che vede nemici dappertutto. No, dottore. Finché resta lei, resto anche io. Però io la famiglia la mando via per un po'. Se fossi in te, farei lo stesso. Le cornute vogliono che lo facciamo noi. Così se qualche cosa va storto, gli sbirri ci stanno addosso. Bella. Deve filare tutto liscio, Luchino. E dove sta il problema? Nessun problema. Solo che quello gira come una sbitta e questo sono 5 colpi sotto la scena. E spara quasi meglio di me. E poi a me mi tocca tornare da tua sorella con la cravatta nera. Per quando è? Ce lo faranno sapere. Non c'è problema. In città c'è qualcuno che prende roba tagliata male. Dobbiamo riscoprire chi è. E perché? Non lo so, mi sono fatto un'idea. Tu trovalo. Non so via. Vuol dissero che spaccia sta ironia di me. E se vedi che ci piace stare appese come porce scannate. Allora parlate. No. Ci può fare incazzato davvero, eh? Allora dai, sali in macchina. Ciao, ciao piccoli. Allora io telefono, ecco, bravi. Allora, ci vediamo la prossima settimana. Io sistemo le cose e vi raggiungo. Ho già detto al questore che mi prendevo qualche giorno. Promettilo. Promesso. E io ancora ti credo, come fosse la prima volta che prometti. Magari è quella buona. Biagio, mi raccomando a te, che questo si scorda anche di mangiare. Ha affidato la pecora a lui. Ciao, a presto, amore mio. Ciao. Allora, buon viaggio.